25 anni di Bordighera Press e siamo qui al Calandra Italian American Institute della City University di New York con i fondatori della casa editrice. E quindi abbiamo Paolo Giordano, Deborah Starwich, Fred Gardafè e Anthony Julian Tamburi. E subito chiediamo, avete fatto tutto quello che volevate fare in questo quarto di secolo? Finora sì, abbiamo forse fatto più di quanto ci aspettavamo, di quanto pensavamo si potesse fare, però c'è ancora molto da fare. Molto da fare. E cosa è di quello che è stato più difficile da fare in questi 25 anni per una casa editrice Italo che si occupa soprattutto di poesia italoamericana, ma non solo? La cosa più difficile era trovare la distribuzione. Noi ci siamo presentati a una serie di distributori, alcuni non esistono più. C'è stato un distributore che è ancora in vita, che ancora distribuisce tutte le piccole case editrici, che si chiama Small Press Distribution. Erano lì con noi dall'inizio, noi siamo rimasti con loro anche se nel frattempo abbiamo preso anche un altro distributore. E quindi è la distribuzione che è stata forse la cosa più difficile all'inizio. E adesso dopo un quarto di secolo c'è ancora tanto da fare, almeno questa casa editrice deve vivere almeno altri 100 anni. E allora cosa vi augurate che cosa accada per il futuro, vi augurate per la Bordighera Press? Noi ancora troviamo il meglio libri di italoamericani, dove sempre stiamo cercando questa possibilità di pubblicare le cose che altre stampe che non vogliono stampare. Professor Starwich, I just ask in Italian, what is for the future state? What you would like for this to happen to this publishing company? I would like to see it grow, continue on. I like the idea of passing it on to somebody new, younger generation. You know, some of us would like to retire. We'll see. Siamo stanchi, ma ancora lavoriamo. No, Mary stanca. E noi ringraziamo della Voce di New York e ringraziamo i fondatori di questa importantissima casa editrice che degli studi italoamericani non a New York ma in tutta l'America, e dall'istituto al Calandra Italian American Institute, Stefano Vaccara. Grazie. Okay. Grazie.